Ciao a tutti, benvenuti o ben ritrovati nel canale Ivi e Lascia Vivere. Questo video della playlist Vivere in UK poteva essere bello, poteva essere un bel video. Potevamo parlare della campagna inglese, delle rovine romane che potete pregustare nella campagna inglese, che sì, piove tanto, ma guardate l'erba quanto è verde, ragazzi, guardate che bellezza, no? E guardate quanto queste rovine non le mettono, perché non le mettono a posto queste rovine, un pochettino. Insomma, potevamo fare un video molto rilassante su tante cose molto, ma molto, molto interessanti. E invece no, andiamo dal dentista, quindi oggi parleremo del dentista in Inghilterra. Sto andando adesso. La mattina è iniziata come inizia lunedì mattina in Inghilterra, classico, nel senso che il medico ha chiamato malattia l'igienista, e quindi devo andarci due volte. La prima per il controllo generale, perché praticamente sono una nuova cliente di questo studio dentistico, e la seconda perché appunto l'altro, l'igienista, ha chiamato malattia. E quindi ce n'è un altro di igienista alle 4:30. Quindi io speravo di pubblicarvi questo video appunto di lunedì, ma un'ora decente, invece lo vedrete lunedì sera sul tardi, probabilmente perché devo tornarci due volte. Va bene, non importa. Una volta dentro mi hanno fatto accomodare in questa bellissima e rilassante sala d'aspetto con il logo del dentista che io lo utilizzerei per la prossima stagione di Sailor Moon. C'è un logo eccezionale, ragazzi, fateci caso sulle porte, lo vedete. E niente, ho dovuto compilare un questionario in cui dicevo di non avere malattie, di non essere allergica a niente, e ho aspettato il mio turno guardando questa rivista risalente all'estate 2022. Ok, sono tornata a casa, adesso farò la colazione, e per la colazione farò queste, un po' di queste uova di anatra prese dalla fattoria IAIAO. Vabbè, praticamente mi hanno detto che c'ho i denti sanissimi, bellissimi, però c'ho delle gengive del cacchio, che se non le curo questi denti sanissimi li perdo tutti lo stesso. Quindi cosa fare? Devo andare dall'igienista, che io l'appuntamento l'avevo preso, però lei non si sente veramente bene, quindi per il momento me l'hanno spostato alle 4:30, però non si sa se lei si presenta, e ci avrò da vederla molto. Il dentista ha detto che l'igiene dentale praticamente è il mio problema, devo chiaramente investire tempo, energie e risorse in quella e seguire tutti i consigli dell'igienista quando chiaramente si presenta a lavoro. Ah, l'igienista ha ufficialmente sconfermato anche il secondo appuntamento, quindi lei oggi a lavorare non viene, però non so se c'ho la stessa o qualcun altro, comunque c'è l'igienista domani, non so se è lei o un'altra, e quindi finalmente potrò avere la pulizia professionale dentale domani. Ok, vi ho sistemato sopra un piatto. Ok. Stavo a dire, ho parlato prima con un dentista perché, come vi ho detto all'inizio del video, è nuova paziente, quindi ovviamente ho dovuto pagare 75 sterline per il consulto con il dentista. Ok, che lui mi ha fatto tutta la visita, mi ha fatto anche i raggi ai denti per vedere qualcosa, insomma tutto quello che c'era da sapere, no? Perché come sei bella dentro lo vedono con i raggi. Ha controllato tutto quanto, eccetera eccetera, e mi ha detto che, come vi ho detto anche prima, che i denti sono sani. Io ammesso, ragazzi, ora lo ammetto anche a voi, che sono circa una ventina d'anni che non tornavo dal dentista, e qui ovviamente gridi di giubilo, mi posso immaginare, perché dell'irresponsabile nei commenti giustamente non dovrebbe mancarmi. Comunque, cosa è successo? Io avevo le gengive che sanguinano tantissimo, e questo probabilmente è dovuto al fumo, quindi prendo l'occasione per dirvi, ragazzi, non fumate. Ok, io nella mia vita invece ho investito abbastanza soldi per rendere la mia vita più difficile, però ho finalmente, diciamo, smesso, grazie anche al libro di Alan Carr, che vi lascio
che ne so, il link su Amazon che non sono affiliata, quindi lo potete comprare senza pensare che mi pagate niente a me. Ve lo linko comunque il libro di Alain Carr, che appunto aiuta tantissimo a smettere di fumare, probabilmente è il metodo più efficace per convincervi a smettere di fumare quel libro, però ancora, diciamo, ho smesso di fumare, ma ancora assumo nicotina e ora vi dico tra un attimo come. Finito il colloquio con il medico, teoricamente dovevo avere il servizio per il quale io effettivamente mi ero rivolta al dentista, cioè la pulizia accurata dei denti, perché ho talmente tanto tartaro che posso asfaltare probabilmente la Salerno-Reggio Calabria una volta per tutte, ok? E ovviamente non lo posso pulire con lo spazzolino da denti perché si è proprio solidificato e murato, cioè va proprio grattato via. E in alcune parti sono messa talmente male che non lo so se per grattar via questo tartaro mi porta via anche in dente. Quindi, ragazzi, se prossimamente si farà video sdentati saprete perché. Ok, detto questo, purtroppo, come vi ho già detto, l'igienista, che mi sa che è la solita, perché pensavo che ce n'avevano due, una che veniva la mattina, una che veniva la sera, no, è la solita che ha chiamato malattia. E poi ha confermato di non sentirsi bene, quindi non è venuta per nulla al lavoro. Quindi loro inizialmente mi avevano spostato l'appuntamento alle 4:30, poi me l'hanno direttamente invece messo domani a 3:15. Quindi questo video, diciamo, sarà di un paio di giorni. Farò un vlog di 2 giorni, ok? Anche perché domani in realtà proverei a fare qualcosa di speciale per Halloween a Brighton. E vi volevo fare un video su quello, quindi ovviamente lo speciale Halloween uscirà dopo Halloween, chiaramente. Vabbè, il dentista mi ha dato anche, perché gli inglesi gli piace tanto dare i opuscoli su come tenere le gengive sane. Probabilmente per tenere le gengive sane, ragazzi, quello che dovete fare è non fare come ho fatto io, andare dal dentista, però prima di più spesso di 20 anni tra un appuntamento e l'altro. Vabbè, lui mi ha detto che appunto avrò molto bisogno dell'igienista, che probabilmente lei con un appuntamento solo non ce la farà a pulirmi tutta la bocca per bene e che mi vorrà vedere più frequentemente, poi quando le gengive staranno meglio si potrà chiaramente ridurre. Quanto spesso vedersi, anche perché l'igiene, cioè una pulizia dei denti qua in Inghilterra costa 95 sterline. Ora, è vero che c'è il servizio NHS e NHS che dà praticamente gratuitamente, credo, o non so se c'è da pagare una specie di ticket come in Italia. Assistenza gratuita alla gente, ok? Perché fa parte del sistema sanitario nazionale, ma è diventato praticamente difficile, se non impossibile, riuscire ad accedere a uno di questi dentisti. Quindi, purtroppo, un po' come succede in Italia, che io in Italia da sempre mi ricordo questa cosa, alla fine ti rivolgi ai privati. Però ovviamente il dentista gratuito ce l'hanno per forza di cose tutte le persone in benefit, cioè quelle che non lavorano, volenti o dolenti. E le donne incinta possono avere chiaramente il dentista gratuito perché tra tutti i regali che la natura ha fatto alle donne, perché la natura alle donne vuole veramente bene, uno dei tanti regali che quando sei incinta puoi avere dopo problemi ai denti. Grazie, natura, siamo molto grate per questo. E poi sì, i bambini hanno il dentista gratuito. Insomma, ci sono fasce della popolazione che possono avere il dentista gratuito, però io sono nella fascia che lavora e quindi paga tutto fino all'ultimo centesimo, va benissimo. Però il dottore è super gentilissimo, eccetera, eccetera, mi ha detto: guarda, per essere 20 anni che non vai dal dentista, ti è andata di lusso, cioè poteva essere molto peggio, cioè mi aspettavo, non lo so, un disastro, Chernobyl. E invece, appunto, i denti lo sanno, anche perché io non è che mangio tantissimi dolci. Poi mi ricordo il dentista 20 anni fa in Italia mi disse che io ho cioè, denti scuri, no? Uno smalto molto scuro, perché lo smalto scuro indica un dente molto più forte, molto più difficile da essere attaccato dagli acidi, uno smalto molto forte. Ovviamente, se siete dentisti, questa informazione non è più vera. Se nel frattempo si è scoperto che no, è meglio avere i denti bianchi, lasciatemelo scritto sui commenti. Vabbè, chiaramente anche il dentista mi ha fatto presente che se non fumava era meglio.
E io gli ho detto che avevo iniziato a ho smesso le sigarette, ho iniziato con le sigarette elettroniche e poi ho smesso anche quelle e utilizzavo questo bellissimo prodotto. Questo bellissimo prodotto sono delle sacchettine di nicotina che voi mettete qua nella gengiva e vi rilascia la nicotina e voi non fumate, perché chiaramente la nicotina è una droga, diciamolo. E quindi voi se l'assumete per vie traverse non fumate. In effetti io con questo io non sento nessun bisogno di niente. Problema. Anche qui il mio dentista non è contento. Dice io nelle gengive con le condizioni delle tue non ci metterei niente. Cioè, ma no. Vabbè, quindi ora vi farò vedere cosa ho comprato anche per rimediare un pochettino al momento nello svuota la spesa di oggi, dove però non ho prodotti indicati dall'igienista perché l'igienista era malata. Però vi faccio vedere cosa ho preso. Ho preso anche un'alternativa a questi, che a questo punto non li posso usare perché le mie gengive sono malate. Quindi niente, questi per ora sono i costi. 70, 75 sterline per la visita consulto con il dentista e l'igienista mi costerà 95 sterline. Penso a botta, ogni volta che la vedo mi costerà 95 sterline, quindi farò molto bene a seguire tutti i suoi consigli alla lettera, così sperando che domani potrò vederla il meno possibile. Ah, questo più che svuota la spesa, svuota la spesina, perché ho fatto una camminata al supermercato e quindi non ho preso più di tanto per non, diciamo, gravare troppo sulla mia povera schiena. Comunque, bottiglia d'acqua perché non riesco a bere l'acqua della cannella, non ce la faccio, non mi piacciono i prodotti che usano gli inglesi per mettere il sapore nell'acqua della cannella, cioè non mi piace, i squash famosi concentrati, niente, acqua da bottiglia, come, esattamente come facevo in Italia, come si fa tutti noi italiani, l'acqua da bottiglia tantissimo. Poi ho preso questa bottiglia di vino che va molto Halloween, che era in promozione a 9 sterline. E che la berrò ovviamente perché ovviamente se avete problemi di denti l'alcol non fa bene per niente, però ancora l'igienista mica me l'ha detto, perciò l'ho presa. Il dentista non me l'ha detto non bere alcol. Poi questo non dovrebbero essere mai la busta della spesa di quando avete problemi di denti, chiaramente. Però io utilizzo lo scatolozzo, questo ho pagato 6 sterline in offerta da Tesco. Io utilizzo questo scatolozzo a dicembre come calendario dell'avvento, cioè 24 cioccolatini ne mangio uno al giorno invece di comprare il calendario dell'avvento dove devo mangiare quello che pare agli altri, cioè mi faccio il calendario dell'avvento così. Poi ho finito il burro. Utilizzo in realtà la margarina, questo è margarina. Poi c'era in offerta queste cozze che sono precotte. Io l'ho già provata una volta, a parte scadono il 16 novembre, quindi ciao. L'ho già provata una volta, mi piacciono molto, erano in promozione, mi sembra 2 sterline e 25 e quindi l'ho prese volentierissimo. Sono ghiottissima di queste cozze. Sono con la salsa di vino bianco. Poi dopo si passa ai prodotti, ma ve lo fa vedere il calendario che utilizzerò per il 2025. Lo so che voi vi aspettavate il calendario magari di Ralph con le foto di Ralph nudo, però mi sono presa questo perché praticamente 5 sterline. Perché spendere un sacco di soldi in un calendario quando puoi avere un calendario con gli animali marini a 5 sterline? Ecco, quindi ecco qua. Ma la balena quando l'hanno messa? A febbraio. A gennaio avremo la distesa ghiacciata di ghiacci che si stanno sciogliendo, così giusto per iniziare l'anno con l'angoscia. Iniziamo l'anno con il riscaldamento globale e i ghiacciai sciolti.
Ora iniziamo con i prodotti. Allora, questo qua mi hanno detto i miei amici inglesi che è molto buono per le gengive. Cioè, prima avete visto in altri svuota la spesa, utilizzavo il colluttorio di Tesco senza alcol. Però questo qua è un pochino più indicato e non c'ha un prezzo esageratissimo, è 4 sterline e 50. Quello di Tesco 47 centesimi, cioè, però mi aspetto insomma che dia un certo sollievo, poi leggerò le istruzioni. E della stessa marca ho preso anche il dentifricio, che era in promozione a 3 sterline e 50 e che praticamente fa un'azione, no? Anche con le gengive sanguinanti, gengive infiammate, eccetera, eccetera. Oltre che sbiancherebbe i denti, deep clean, strong, bla bla bla, eccetera. Quindi non lo so, probabilmente a dentista domani mi diranno questi prodotti che cavolo li hai comprati a fare. E poi l'alternativa a i sacchetti di nicotina da mettere nelle gengive, il patch, cioè il cerottozzo, ok? Questo qui era in promozione a 9 sterline per una settimana, perché questo ne mettete uno al giorno e è per fumatori che fumano più di 20 sigarette al giorno. Quindi io l'aspettativa è, cioè 24 ore di supporto, quindi l'aspettativa è che grazie a questo io non fumerò tutto il giorno, e questa cosa la scopriremo in questo vlog, se è vero, perché questo vlog appunto durerà 24 ore. A questo punto mi sono dedicata ad attività molto produttive, tipo giocare con la realtà virtuale. A cosa? Fare pratica per Resident Evil 4. Resident Evil 4, che ho fatto la pratica per fare le sparatorie con la realtà virtuale e non mi sembra che mi sia andata particolarmente male. Il mio problema con la realtà virtuale però è che mi fa venire tipo la nausea e quindi io più di tanto non riesco a giocarci. Ok ragazzi, il No Plus Ultra del peggio, mi hanno richiamato per spostare l'appuntamento del 15:45 alle 16:15. Allora, è la prima volta che vado da questi. Innanzitutto, quando ho finito la visita del dentista, io ero lì alla reception per finire di pagare la visita del dentista, perché loro, quando io avevo prenotato, mi avevano chiesto subito l'anticipo, subito, sia della visita sia della pulizia dei denti, e mi avevano fatto pagare 81 sterline per queste cose. Vabbè, io vado e mi aspettavo di finire di pagare la visita del dentista, però non mi avevano chiesto i soldi, anzi il dentista mi guardava come a dire vabbè, vattene, sei finito, me ne vado. Quando mi hanno richiamato per spostarmi l'appuntamento più tardi, al giorno dopo, cioè mi hanno richiamato per dirmi che alle 16:30 questa non mi vedeva che è malata e che mi spostavano al giorno dopo 14:45, mi ha detto se potevo pagare per la visita. E io così, avrei pagato anche prima, o magari potevo pagare domani, no, i soldi, cioè vabbè. Ora mi hanno richiamato per risposta di no. Allora, e questo è un dentista privato, cioè il dentista pubblico. Comincio ad avere a tremarmi tutto. Ora ovviamente riceverò dei commenti da gente che invece si serve dal dentista delle NHS dicendomi no, loro sono pienamente efficientissimi. E ecco, questa è una cosa che mi aspetto a questo punto, di dire ah, te ti tocca pagare, cioè, anche un servizio del merda. Vabbè, vedremo se domani effettivamente alle 16:15 mi riescono a vedere, perché se me lo spostano ancora più tardi mi dispiace, ma dovrò cambiare il giorno e questo video non lo finiamo. Ho deciso a questo punto di fare una cena compensativa con salsicce, purè di patate, gravy e il vino di Halloween, che tanto qualche giorno ci metto a berlo. E poi ragazzi, mi sono presa l'audiolibro di Britney Spears, e dovete sapere che questo è il mio primo audiolibro di sempre comprato, nel senso io ho ascoltato altri audiolibri gratis su YouTube, ma che ne compro uno la prima volta, cioè se per tante persone della mia generazione Britney Spears è stato il primo CD musicale magari acquistato, per me è il primo audiolibro di sempre. Perché? Allora, per due motivi. Fondamentalmente, al primo
sinceramente è perché la versione inglese viene letta da Michelle Williams, che lo fa benissimo, cioè legge questo libro in maniera eccezionale, e poi perché personalmente non avevo tutto questo gran tempo di leggerlo subito, il libro proprio da leggere, perché ho già un sacco di libri, leggo i libri prima di addormentarmi, quindi molto spesso magari mi scordo quello che ho letto, quindi mi tocca rileggere il giorno dopo, insomma mi rallenta la faccenda. E io la storia di Leila volevo sapere, perché è una storia alla fine di abusi terrificanti, cioè vi devo dire la verità, proprio in linea con il periodo, con Halloween, perché è proprio un racconto da incubo, e vi dirò quello che penso quando finisco il libro, quando finisco di ascoltare l'audiolibro, insomma vi racconterò quello che ne penso effettivamente, però davvero davvero terrificante. La mattina faccio allenamento con l'app fitness della Apple, ho fatto questo allenamento HIIT con Bacari e vedete le calorie, poi un allenamento di forza con Sam e poi, finito questo, ho fatto un defaticamento consapevole con Greg. Ovviamente dopo ho fatto una doccia e Ralph ha deciso che era il momento del suo allenamento quotidiano, e quindi ha fatto insomma questi stretching, questi esercizi di allungamento per acchiappare la cintura del mio accappatoio. Ok, mi sono lavata i denti con il dentifricio Super Saiyan per le gengive che sanguinano, e ora devo aspettare 5 minuti prima di utilizzare il colluttorio che abbiamo comprato ieri, che per voi però il video è sempre lo stesso. E sono ufficialmente tediata, ragazzi, perché mi è arrivata un'email che mi diceva che il mio bellissimo tour di Halloween è cancellato causa tempo. Ora al momento fuori c'è il sole e quant'altro, ma evidentemente quando c'era il tour di Halloween, dove avremmo visto magari Brighton di notte, avremmo, che ne so, saputo qualche storia piccantina di fantasmi a Brighton, qualche, che ne so, delitto, qualcosa, no, niente. Allora, siccome io lo so che ci sono stati delitti a Brighton, neanche tanti, anche orrendi, anche recenti, avevo pensato di fare uno speciale Halloween su quello che era successo un po' a Brighton. Il problema è che Halloween è oggi e io c'ho anche da fare, da lavorare purtroppo, quindi non ce la farò mai a fare uno speciale Halloween, quindi questo canale sarà senza speciale Halloween, sempre che non vi abbia fatto abbastanza orrore che mi cancellano tutto quello che cerco di prenotare. Ora ci manca solo che ci sia l'igienista che mi cancella l'appuntamento anche oggi, e poi dopo questo potrebbe anche essere un video di Halloween in realtà molto appropriato, no? L'orrore della vita di tutti i giorni. Come se non bastasse, stanotte ho dormito malissimo perché ho tossito tantissimo. Allora, io non so dirvi se tossisco tantissimo, ovviamente appena mi sdraio, appena cerco di riposarmi, perché c'ho avuto l'influenza fino ad ora, però anche per il fatto di aver smesso completamente di fumare, che a proposito oggi proveremo quel cerotto alla nicotina, no? Per aver smesso di fumare, e avevo letto proprio nel libro di Allen Carr, quello che è sempre in descrizione, che succede che praticamente il vostro organismo, dopo che avete smesso di fumare, cerca di eliminare tutto il disastro che avete messo nei vostri polmoni, quindi tossisce, dopodiché insomma dovrebbe riniziare un processo di metterci la pezza, provare un attimino a riguarire, ma cioè non lo so se uno può recuperare completamente insomma i danni fatti dal fumo, probabilmente no, e è anche meritata sta cosa. Comunque sto tossendo tantissimo. Un po' meglio è quando faccio esercizi fisici, no? Non tossisco troppo mentre faccio esercizi fisici, sembra quasi che cioè il mio corpo mi mandi il messaggio di guarda, quando fai allenamento non tossisco, ti lascio in pace, perché io sono contento quando io, organismo, corpo, sono contento quando tu fai allenamento, finalmente, perché si vuole cercare di non passare a meglio vita troppo alla svelta.
E va bene, io intanto devo aspettare pochi secondi per poter usare il colluttorio, perché io il colluttorio lo posso utilizzare dopo 5 minuti dal lavaggio dei denti, perlomeno questo è quello che dice le istruzioni. Questo è il colluttorio e voi tirate l'etichetta e vi leggete le istruzioni, e praticamente devo prendere tipo 10 ml e tenermene un minuto consecutivo in bocca. Dopodiché proveremo il cerotto, questo cerotto proveremo per vedere, non so dove lo metterò, qua, per vedere appunto se funziona o se ci fa addirittura star male. Vediamo. Perché guardando le istruzioni c'era scritto: allora te metti il cerotto, però poi nella parte di pelle dove hai messo il cerotto non ce ne mettere altri per 7 giorni. Cioè, quindi praticamente uno usa un braccio, una gamba, e l'altro braccio, l'altra gamba, poi arrivi nel collo dove lo metti poi il cerotto. Sono una settimana di trattamento. Ok, qui sono 5 minuti, quindi io preparo il colluttorio, 10 ml, e ho il misurino lì. Facciamo quello che si può, intanto che l'igienista si ripiglia. Allora, tenerlo in bocca, questo è orrendo perché ha un saporaccio, e stranamente c'è anche l'alcol, c'è l'alcol. Cioè, io ho sentito dire che i colluttori con l'alcol sarebbe meglio evitarli, questo c'è anche l'alcol, poi c'è un sapore terrificante e vi lascia un retrogusto veramente cattivo. Però ora, consigliato che io ne consumi 2 flaconi, perché ne consigliano 600 ml di utilizzo per le gengive sanguinanti. Ok, adesso proviamo questo, così vi farò sapere se... se funziona o se mi fa star male, perché magari è un dosaggio di nicotina troppo alto. E i patch non è che sono facilissimi da aprire, mi serviranno le forbici. Ma che peccato, ragazzi, che non andiamo in tour, però. Ok. Qua c'è un tappetino di nicotina sopra questo cerotto, probabilmente. Allora, proviamo a metterlo nel braccio destro. Qua, se invece ne entra 2, uno qua, uno qua. Ora vediamo se mi dà fastidio oppure no. Vi farò sapere nell'arco della giornata. Nel frattempo dovrò fare cose brutte, tipo lavorare. Ce l'ho fatta, siamo qua, vedete il logo di Sailor Moon, quindi l'ufficiale, ce la farò oggi. Ok, ragazzi, vi posso dire che a questo punto è ufficiale, non tutto il male viene per nuocere, perché ho avuto un igienista dentale che a me non mi ha fatto male per niente, proprio il magic touch. Un igienista che si chiama Karen, ragazzi, e che lei non lavora il lunedì, cioè, quindi io ieri non avevo Karen, avevo qualcun'altra che si è ammalata, e grazie al cielo che si è ammalata, no, è un po' bruttino da dire, comunque almeno ho, diciamo, avuto Karen. Infatti mi dovrà rivedere, ovviamente, ne abbiamo già parlato che mi vorrà rivedere, e prenoterò sempre quando c'è lei, perché veramente il tocco magico, eccetera eccetera. E mentre purtroppo 20 anni fa io alla pulizia professionale io ho patito come una bestia. Allora, con questo io non voglio dire che allora stai dicendo che i dentisti italiani sono peggio di quelli inglesi? No, perché io la dentista italiana ci sono andata 20 anni fa, il mio dentista secondo me era eccezionale, mi ha rimesso a posto tutta la bocca che era un disastro,
Però ovviamente si sta parlando di un'altra era, quindi altri strumenti tecnologici. Ovviamente la nostra amica Karen ha degli strumenti tecnologici più avanzati e è riuscita a farmi una pulizia dentale senza che io impazzissi dal dolore, tipo se mi macellassero come l'altra volta, come quella di 20 anni fa. Quindi alla fine della fiera bene lo stesso. E un'altra cosa, cosa è successo al cerottone per non fumare, quello che insomma abbiamo comprato insieme, è sempre qua. Al momento non mi sta dando effetti collaterali e io non sto fumando, quindi il suo lavoro lo fa. Cioè praticamente non c'ho nessuna crisi, diciamo, d'astinenza o di discomfort, come lo volete chiamare, per via della nicotina. Non ho fumato effettivamente tutto il giorno e non ho effetti collaterali, niente, mal di testa, nulla, assolutamente niente. Quindi ragazzi, alla fine questo video che sembrava dover essere un video di frustrazione, che tutto nella vita deve andare sempre male per qualche motivo, invece no, sta andando tutto bellino caruccio. Ovviamente Halloween, oggi è Halloween del 31 ottobre, quindi diciamo che lo scorrimento di sangue non è mancato durante la pulizia dentale, non è mancato, ecco, quello sì. Poi sono ancora dispiaciuta perché non potrò portarvi in giro per Brighton di sera, perché purtroppo il tour non si fa perché piove disperatamente, quindi l'hanno dovuto annullare perché chiaramente era un tour all'aperto. Però vabbè, quando troverò un'altra occasione, che faranno qualche altro giro della città, qualcosa eccetera eccetera, vi ci porterò, spero, se riesco vi ci porto. E quindi grazie di aver guardato questo video un po' caotico fino a qua. Non lo so se riuscirò a caricarlo stasera per Halloween, perché l'ultima volta che ho provato a caricare un video di sera mi ci ha messo veramente tutta la notte a caricarmelo. Mi sembrava essere tornata ai vecchi tempi quando scaricavi i film su Emule. Vabbè, quindi non lo so se ce la faccio a caricarlo per questa sera. Buon Halloween, felice Halloween. Se non ce la faccio, felice tutti i santi del 1° novembre. Ok, quindi lasciatemi un like se il video vi è piaciuto, vi ha fatto compagnia. Un dislike se vi ha fatto pene schifo, ne diceva a me, te che dal dentista non mi fai una mazza. Perché comunque... eccetera eccetera. Iscrivetevi al canale per altri video vlog in Inghilterra e al prossimo video del canale Ivi e Lascia Vivere. Ciao.